Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo nuovo video qui su Batman Arkham Knight. Svolgeremo una missione secondaria molto particolare. Mi è passata una macchina davanti, sì, un blindato, non so perché non mi abbiano attaccato. Mi raccomando, superiamo da subito i 2000 mi piace per questo video. Voglio il vostro supporto ragazzi, fatemi vedere che ci siete. La missione che svolgeremo è questa qui, ve la mostro subito. In pratica è sempre quella per quanto riguarda la creatura della notte. Infatti dobbiamo perlustrare il laboratorio di Kirk Langstrom. Vediamo un po' che ci dice Batman. Quella creatura tormentata un tempo era il dottor Kirk Langstrom. Deve esserci un motivo per questa trasformazione. Lo troverò nel suo laboratorio. Proceda con cautela, sir. Quella creatura potrebbe nascondersi negli ambienti che conosce. Ok, queste credo siano le porte del laboratorio. Vai. Scommetto che sarà qui, raga. Vediamo un po'. Tutto a posto? Incomincio un po' a preoccuparmi. Usa l'ascensore, bro. Io non so cosa aspettarmi. È probabile che ce la troveremo di fronte all'improvviso. Spero solo che non ci saranno jumpscares improvvisi, perché lì poi salto dalla sedia e urlerò come una femminuccia. Vorrei evitare cose di questo genere. Cioè, guardate che luoghi. Poi Batman, sempre da solo, non ha paura di nulla. Tra l'altro, proprio lui è l'uomo senza paura per eccellenza, oltre ovviamente a Daredevil. Mettiamola così, va. Forse lui è l'uomo per eccellenza che non ha paura. Sono così fiera, tesoro. Prosegui. Di cosa hai fatto? Salve, gente. No, così è terribile. Avanti, sii te stesso. Ok. C'è un computer. Forse contiene risposte. È stato un successo. Le molecole ricombinate. Tesoro, l'hai fatto di nuovo. In lingua comprensibile? Sì, sì, ma certo. Ecco, in pratica abbiamo aggiunto il DNA del Desmodus rotundus, cioè del pipistrello vampiro, alla sequenza genetica umana. Questa scoperta potrebbe. Potrà prevenire e curare la sordità per l'umanità intera. Com'era così? Perfetto, amore. Quindi ragazzi potevano addirittura riuscire a far sentire una persona che in pratica non ascoltava. Oh mamma mia! Oh cavolo, guardate negli occhi! Guardate la sua espressione! Mamma mia, raga! Oh, cos'è stato? Non so perché incomincio a farmi prendere dal panico. Cos'è questo? Va tutto bene? Non lo vedi che si contorce, raga? Vi giuro, sto incominciando ad andare nel panico. Incomincia ad urlare la signorina. Eccola, è morta, è ancora qua a terra, quindi è successo nel complesso di recente. Oh mamma mia, raga. Quindi a questo punto direi che è il caso anche un po' di analizzare. Il computer è quello. Io volevo vedere un attimino cos'era successo. Lì ci sono le foto. Il computer contiene tutte le ricerche del dottor Langstrom. Ok. E quindi troveremo evidentemente qualche problematica, suppongo. Qui ragazzi hanno fatto esperimenti genetici pesanti. Sequenze del codone, non ho letto. Analisi campione pipistrello vampiro. Fondere il suo DNA con un pipistrello vampiro non poteva finire bene. Se cerco nei suoi archivi, forse riuscirò a creare un antidoto per il suo stato. Devo isolare la firma genetica del Manbat e rimuoverla dal DNA di Langstrom. Ok, ruota tamburi sequenziatori. Oh ragazzi miei, tocca a me. Credo di aver capito adesso ragazzi. In pratica devo far coincidere in quei due spazietti piccini tutto il bianco, se così vogliamo metterla. Poi evidentemente mi mancano un po' i termini specifici di questa situazione. Vabbè, ho studiato ste cose ovviamente in passato a scuola, però è passato un po' di tempo in primo luogo, e in secondo poi si incomincia ad entrare un po' più nello specifico. Ho creato un campione di DNA pulito. Ora devo soltanto fargli prendere la medicina. Ok. Quindi dovremmo andare a caccia di un pipistrello gigante? Alfred, ho sintetizzato la cura nel laboratorio di Langstrom. Ora devo trovarlo. Hai idea di dove si nasconda? Non ha il controllo delle sue azioni. Potrebbe essere ovunque. Nessuno conosce la città meglio di lei, signorino Bruce. Lo troverà.
Quindi abbiamo ottenuto un punto di progresso. Ragazzi, dobbiamo trovare questo pipistrello. Da dove sarà uscito poi da qui? Scusa. Ragazzi, usciamo in fretta. Sono appena uscito. Vediamo un po'. Secondo voi riusciremo a trovare questa creatura? Sarebbe davvero un'idea molto figa provare a vedere se è in zona. Oh, cos'è che improvvisamente arrivano persone qua in giro? Allora, capo assistito. C'è la Batmobile che tra l'altro mi sta anche aiutando. Molto bene. Però quello che io voglio fare, ragazzi, è vedere la selezione delle missioni. Posso ancora continuarla questa. Quindi dobbiamo trovare Man Bat. Posso seguire e dare la caccia alla creatura? Oh, che cazzo! Ma sul serio? Hai fatto sul serio? Mi stai accappottando anche la Batmobile? Io non ho parole. Vediamo un po' che cosa ci dice. La creatura pipistrello emette suoni specifici per l'ecolocazione. Se ascolto bene, riuscirò a seguire i suoi movimenti e rintracciarla. Ok. Peccato che non mi indica nemmeno un luogo, qualcosa di questo genere. Quindi in pratica io devo solo ascoltare e devo dirigermi in quella direzione in cui sento urlare. Sarà trovare un ago in un pagliaio. La città è gigante, raga. Ragazzi, ho finalmente individuato la creatura. Ci ho messo circa un quarto d'ora, però adesso finalmente ci siamo. Quanto prima devo subito provare a saltare su di lei. Solo che eccola lì. È lì in basso. Ragazzi, individuata. Quindi devo vedere se riesco a colpirla in qualche modo. Ci sono vicinissimo adesso. Vai che la catturiamo, bro. Bene così. Sei mio. Sei mia, mio? Non so, credo sia un maschio. Sì, era un maschio, l'abbiamo visto prima. Solo che combatterlo sarà difficile. Gli sta mettendo una sorta di siero. Quello che abbiamo recuperato appunto. Guardalo, combatti! E ora? Ho somministrato l'antidoto, ma non è abbastanza. Devo rintracciarlo e iniettarglielo di nuovo. Oh, mamma mia, ragazzi. Quindi dovremmo di nuovo cercarlo? Ok, nel frattempo io sto ottenendo un sacco di questi punti upgrade. Sì, ma questi qua che stanno facendo, scusa? Probabilmente sarà un'altra missione secondaria. Per ora quindi cerchiamo di fare quello che ci interessa. Poi ovviamente, ragazzuoli, ritorneremo qui. O forse no, non posso continuare la missione. Si sta nascondendo. Quando apparirà sarò pronto. Quindi ragazzi, non possiamo ancora completare al massimo questa quest. Per ora quindi lanciamoci proprio con loro. Cerchiamo di eliminare tutti questi nemici quanto prima possibile. Ecco qua, devastato. E poi devo picchiarli tutti quanto prima. Salta, bro. Bene così. Andiamo con un bel capo ambientale. Riesco a farlo? Non lo so. Li sto picchiando tutti, guarda. Wow. Poverino. Ha fatto male, lo so. Liberiamo lui, quindi. Un altro pompiere? Non mi dice nulla? Strano, eh? L'hanno picchiato, tanto. Grazie. Credevo di essere spacciato. Quegli animali. Pensa, che cosa ricordi dell'attacco? Il capo ci ha fatto ritornare in città a cercare i civili. Ha ordinato di non lasciare indietro nessuno. Poi all'improvviso una palla di fuoco ci è piombata addosso. Devo aver perso i sensi. Mi sono svegliato con un pazzo che mi spegneva addosso una sigaretta. Hai trovato gli altri? Dov'è il capo? Sto ancora cercando, aspetta qua. Farò in modo che ti portino al sicuro. Ok, quindi abbiamo fatto un'altra buona azione. Abbiamo salvato appunto questo tizio. Quindi ragazzuoli, io per ora vi saluto appunto con questa nuova conquista. Mi raccomando, superiamo i 1500, anche i 2000 mi piace per questo video. Seguitemi su Facebook, Instagram e sul mio secondo canale YouTube, ovvero Joseph Games. Trovate tutti i link in descrizione. Per cui alla prossima, ciao!